Nuovo video, un capo, 5 look. Nello scorso sondaggio hanno vinto i pantaloni bianchi. Ingrassano, servono delle gambe perfette, fanno vedere la cellulite. Si possono portare sia di giorno sia di sera. C'è un'età massima per indossarli, ma non fanno un po' gelataio? Sono tutti trasparenti. Se c'è un capo che spacca nettamente le opinioni in due, quello è uno e uno soltanto. I tanto amati quanto temuti pantaloni bianchi. Se le dubbiose durante le stagioni più fredde risolvono il problema dimenticandoli nell'armadio, in piena estate la voglia di pantaloni bianchi prende un po' a tutte. Ma a chi stanno bene i pantaloni bianchi? La risposta giusta è a tutte. Si tratta, come sempre, solo di scegliere il modello più adatto al proprio corpo. I pantaloni bianchi skinny sono perfetti per chi ha gambe e fianchi minuti. I pantaloni bianchi a sigarette invece sono ideali per chi è più in carne, semplicemente riequilibrando il look con il resto dei capi. Infine, i pantaloni bianchi a palazzo, larghi su tutta la gamba, sono una manna dal cielo, specialmente per chi è alta, perché equilibrano i volumi della silhouette e rendono otticamente i fianchi più stretti. Eleganti e luminosi, donano a qualsiasi carnagione, stile ed occasione, se e solo se non sono trasparenti. Si sceglie la lingerie adatta, l'intimo bianco è bandito. Meglio optare per una tinta carne e tagli laser. Si presta attenzione alla forma delle tasche. Mentre quelle basse accorciano le gambe e fanno sembrare il sedere più lungo, quelle larghe mettono in evidenza il lato B. La scelta migliore? Alte, centrate e a forma di cuore. Proporzionano il tutto e lo fanno sembrare anche più alto e sodo. Si opta per i tessuti giusti. Quelli troppo sottili permettono alle volte di percepire le irregolarità della pelle come buchini di cellulite. In questi casi meglio optare per un cotone come quello dei jeans. Vediamo quindi 5 dei look per diverse occasioni e fisicità con un paio di pantaloni bianchi. Ma prima, come sempre, lasciami un like e iscriviti al canale. Nuovo sondaggio. Commentate con blazer se volete un video su come indossare un blazer, oppure pantaloncini corti se volete un video su come indossare i pantaloncini corti. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti nuovi piccoli consigli ogni giorno, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella. Sigla! Temete che la combo pantaloni bianchi e t-shirt bianca possa fare troppo gelataio? Con un blazer a righe il look diventerà super chic e dall'allure marinier. La giacca a righe sopra i pantaloni bianchi è una delle scelte più trendy che si possa fare, soprattutto se si è minute o molto molto longiline. Un look super chic, adatto a tutte le età, che completerei con un paio di sneakers bianche per il giorno e un paio di sandali gioiello per la sera. Volete un look di classe e mai fuori luogo? Il black and white è una certezza. Abbinate quindi i vostri pantaloni bianchi a un top o una camicia nera del taglio che preferite. Badate bene solo ad un aspetto: il punto di congiunzione tra i pantaloni bianchi e il top nero, dato il contrasto, sarà al centro dell'attenzione. Quindi, se volete mettere in evidenza il vostro punto vita, via libera a pantaloni bianchi a vita alta e top cropped o con il peplo. Se invece volete mascherare i vostri fianchi, dimenticate i capi che si posino esattamente sulla linea dei fianchi e preferite indumenti che coprino il sedere o, perché no, che lo lasciano interamente scoperto. Vi piacciono i piani P? Siete tipe freddolose? Vi piace l'effetto vedo non vedo? Amate sorprendere? Abbinate i vostri pantaloni bianchi ad una bralette coprente. E se temete il look possa essere troppo sensuale o che possiate avere fresco nell'arco della serata, indossate sopra una camicia dal taglio sartoriale, da tenere semi chiusa in modo da far intravedere il dettaglio della bralette, completamente aperta se volete mostrare il vostro addome, o annodata morbidamente in vita se avete un po' di pancetta. Se prediligete la comodità, via libera alle espadrillas. Se invece volete avvalervi di qualche centimetro in più in altezza, optate per un sandalo dal tacco largo. Avete presente quel vestito bellissimo che vi piace tantissimo ma che non mettete mai perché temete possa essere trasparente? Indossare un paio di pantaloni bianchi al di sotto renderà il vostro look originale, trendy e di impatto. Si tratta di una soluzione ideale per le serate più ventilate e per i vestiti con spacchi notevoli a rischio di folata. Volete un look serale sensuale e sbalorditivo senza dover mostrare troppi centimetri di pelle?
Indossate allora un crop top o un body aderente del vostro colore preferito e un kimono leopardato. La stampa Leo aggiungerà un tocco audace e rock all'outfit. Il bianco dei pantaloni con le luci artificiali della discoteca o del locale diventerà super luminoso, attirando quindi a sé tutte le attenzioni. E il top del vostro colore preferito? Sì, può essere anche il nero, vi farà sentire molto più sicure. In questo modo sarete super wow con la minima superficie di pelle scoperta. Unica accortezza, per non esagerare con le tonalità, scegliete le scarpe di uno dei colori che già avete addosso. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al canale. Nell'info box ho inserito tutti i brand dei capi che vi ho mostrato. Mi raccomando, non dimenticatevi di commentare blazer se volete un video su come indossare il blazer, oppure pantaloncini corti se volete un video su come indossare i pantaloncini corti. Per qualsiasi domanda scrivetemi un commento, e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit, anche con i pantaloni bianchi e tanti nuovi piccoli consigli ogni giorno, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.